L'idea è stata quella di proporre la visita all'impianto perché i ragazzi delle macchine moto d'epoca erano interessati a poter venire a visitarlo, ecco, questo è il punto. Una visita all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti di San Zeno e poi di nuovo in Val d'Arno per un pranzo, tutto all'insegna della tradizione toscana. L'impianto, considerate che lavora circa 180.000 tonnellate di rifiuti all'anno e è inserito all'interno dell'ATO, che sarebbe l'autorità che gestisce tutto il ciclo dei rifiuti, e praticamente è uno degli impianti di riferimento per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Allora, molto interessante, e fa capire anche a cosa serve la differenziata, ecco, perché molti giovani di solito non la fanno. Ha avuto una parentesi ambientale il raduno di auto e moto d'epoca che si è svolto ieri a Levane nel Valdarno Aretino, dopo il ritrovo nel comune valdarnese, la visita all'impianto a recupero totale di San Zeno. Siamo sempre felici di accogliere persone che sono interessate a capire come funziona un impianto del genere e come vengono trattati i rifiuti. Attraverso l'utilizzo di calore e aria insufflata con dei ventilatori ci sono queste reazioni naturali dei batteri, microorganismi che si ritrovano comunque naturalmente all'interno dei rifiuti, che li digeriscono. I proprietari di questi impianti sono i cittadini dei comuni della provincia d'Arezzo e quindi è bene che sappiano quello che succede all'interno di questi impianti, come vengono gestiti e quali sono i cicli produttivi. La funzione poi sociale e sanitaria degli impianti penso che sia chiara a tutti. Una corretta gestione dei rifiuti è fondamentale.